Che cos'è il bello? Che cos'è il piacevole? Che cosa possiamo definire poetico? Dallo Zibaldone, appunti di scrittura. Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e indefinite. È piacevole un canto udito da lungi, una fabbrica, una torre che paia innalzarsi all'orizzonte. Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immaginarlo. Perché? Perché il vero, tutto il vero, è brutto. Leopardi ha 20 anni, eppure in quel libro indefinibile fatto di note e di riflessioni filosofiche che lui chiama Lo Zibaldone, sembra essersi già fatto un'idea della vita. La vita è uno scontro tra realtà e illusione. L'uomo ha un desiderio illimitato, ha bisogno di soddisfazioni illimitate, così come illimitato il suo amor proprio, mentre invece gli oggetti che possono soddisfarlo, gli oggetti che possono dargli piacere e felicità, sono sempre limitati nel numero, nella misura e nella durata. Quindi il momento migliore della vita umana è o il momento in cui si spera in un piacere prossimo, potremmo dire il sabato del villaggio, o in cui cessa un dolore, quindi la quiete dopo la tempesta. Oppure è il momento in cui non conosciamo abbastanza il mondo, questi oggetti, non abbiamo scienza delle cose, perché la conoscenza che abbiamo delle cose le deprime sempre, e tutto ci sta davanti vago e indefinito. E il momento in cui noi vediamo il mondo vago, indefinito e quindi più pieno di possibilità è appunto l'infanzia, il momento della grande immaginazione. Il mondo è sempre, comunque, per tutti, quello che ormai, per il giovane Giacomo Leopardi, è diventata Recanati, una prigione. Fuggire. Ma come?